stiamo cercando con tutta la nostra forza questa benedetta vittoria anche per sbloccarci mentalmente e che possa essere quella scintilla che ci farebbe intraprendere un percorso diverso, perché poi le prestazioni poi non bastano, servono anche punti che danno autostima, danno consapevolezza, danno tranquillità e soprattutto farebbero pesare meno quel benedetto pallone che in questo momento in certe situazioni pesa più del dovuto. Per quanto riguarda il Teramo, penso che troverete lo stesso Teramo in quanto intensità e voglia di fare la partita. Noi sappiamo che questo lo dice il nostro percorso che è iniziato da poco, ma quando noi riusciamo a fare le nostre cose fatte bene, possiamo essere estremamente pericolosi. Poi questo va al di là del riuscire a finalizzare o meno un'occasione, oppure a vincere o perdere le partite. Però noi dobbiamo essere orientati su quella che deve essere la nostra prestazione, perché siamo tutti convinti che se riusciamo a fare le nostre cose possiamo arrivare a un risultato positivo. Della Viterbese c'è cioè da tenere più l'organico o il fatto che con quell'organico sia in quella posizione di classifica? No, la Viterbese è una squadra estremamente competitiva, ricca di talento, ha qualità tecniche, ha fisicità. Conosco molto bene l'allenatore, so quanto è professionale, professionista e maniacale nel preparare le partite. È una grande squadra, non dobbiamo farci abbagliare dalla classifica, perché è la classifica di inizio stagione, ma è una squadra costruita per stare ai vertici del campionato. Quindi sappiamo di dover affrontare una squadra molto forte e dobbiamo giocare bene per limitare le tantissime individualità che hanno a disposizione. Le squadre non hanno ancora vinto, è normale che ci sia insofferenza nella piazza, nei giocatori, nello staff, un po' di pressione comincia ad esserci, come è normale che sia. Questa l'abbiamo noi, l'avranno loro. Perché poi, insomma, gli sforzi che fai quotidianamente devono sfociare in un'emozione bella e positiva, perché sennò poi rischi di, come ho detto prima, di soffrire delle pressioni che non ti fanno rendere al meglio. Quindi ormai, sia per noi che per loro, penso che sia una partita molto importante.